vincitore è? Sono gli universitari Don Bosco. Emozionante momento con il coro Giovani Universitari Don Bosco, che nel 2019 è arrivato primo per la sezione Inediti nella accogliente atmosfera, l'abbiamo visto, della parrocchia San Frumenzio ai Prati Fiscali, appunto la finale della terza edizione di Cantate Inni con Arte. A consegnare il premio, come avete visto, è stato il presidente di giuria del festival, Monsignor Marco Frisina, fondatore e direttore del coro della diocesi di Roma, che è oggi in diretta con noi e che salutiamo. Benvenuto. Grazie e buongiorno a tutti. Allora, Don Marco, ripartiamo? Ripartiamo, speriamo almeno di ripartire al più presto. E dipende purtroppo da tante cose che non sono nella nostra volontà. Però credo che c'è tanta voglia di ripartire, credo che i cori, tutti i cori parrocchiali, io lo sento anche in giro per l'Italia, non vedono l'ora di poter ripartire, anzi già programmano delle attività, dei momenti, ma speriamo si possano tutti attuare al più presto, proprio perché c'è una necessità non solo di voler cantare, ma anche di ritrovarsi, di poter progettare insieme dei momenti anche significativi, di poter celebrare le liturgie in maniera solenne. Cioè, c'è veramente tanto desiderio di ripartire. Ecco, l'ha detto lei, a causa della pandemia si stanno proprio riscontrando alcune difficoltà nel motivare anche i cori. Quindi come si può fare questo, proprio per ridare questo slancio nella ripartenza? Beh, io ho cercato nel coro diocesano a Roma di mantenere i rapporti personali, soprattutto l'anno scorso, proprio in pieno lockdown. Allora, il messaggio quotidiano che io invio a ciascuno, gli incontri che facevamo dal vivo di formazione, farli in streaming, e poi ecco, quindi mantenere, diciamo, personalmente, no, nel coro quella comunione che si può sfaldare, si può sfilacciare, no, dopo tanto tempo che non ci si vede. E poi, quando è possibile, come è successo a Roma, fare l'animazione liturgica con piccoli gruppi, no? Se non si può stare tutti insieme, però si fanno dei turni, e quindi di 8 persone, a volte 4 addirittura, 8, 12, cercando in ogni caso di essere presenti proprio per non abbandonare e non lasciar spegnere il fuoco che arde, diciamo, dentro ogni coro, il desiderio di vivere questa esperienza. Ecco, Cantate Inni con Arte, lo ricordiamo, è un contest, ma anche una gara, e soprattutto anche un percorso che spinge le parrocchie a una crescita, a una riflessione attraverso la musica. È d'accordo? Ma infatti non è tanto la gara in sé, certo, quello è lo stimolo, diciamo, la gara è, come sempre, è il desiderio di migliorare, di confrontarsi, no? È una cosa importante, ma io credo sia anche
grosso stimolo per poter dare il desiderio, per infondere il desiderio nelle parrocchie di costruire una realtà corale, anche piccola, anche molto particolare, quello che vogliamo, ma è importante stimolare proprio questa attenzione doppia, una per la liturgia cantata, che può avere con un coro stabile in una parrocchia, può avere già una qualità nuova, diversa, sia anche proprio per far incontrare i giovani in questa esperienza che è il coro, che è sempre un'esperienza preziosa, importante, e offrendo quindi anche una partecipazione all'attività parrocchiale diversa, secondo i propri carismi, diciamo, secondo anche le proprie esigenze. Ecco, come musicista e liturgista, insomma, le volevo chiedere proprio una domanda sulle identità per la musica liturgica. In Italia si sta seguendo una linea oppure ogni diocesi, ogni parrocchia si organizza come crede? Ma credo che in questi ultimi anni, anche, insomma, anche decenni, diciamo, ci sia stata una crescita anche di responsabilità nelle diocesi, nelle parrocchie, ossia i cori si sono moltiplicati perché si è sentita l'esigenza di qualificare, no, l'animazione musicale liturgica. E poi la CEI ha fatto tanti sforzi, basta pensare al repertorio nazionale, e a tanti anche momenti, no, di formazione che sono stati offerti. C'è una sensibilità che cresce, poi chiaro dipende dalla sensibilità sia dei vescovi che delle parrocchie, no, nell'animare, ma vedo che tutte le diocesi in qualche modo si sono messe in moto in questa direzione, quindi credo che sono in questo fiducioso, credo che il futuro dell'animazione musicale liturgica possa essere un periodo di rinascita e anche di una consapevolezza sempre maggiore. Ecco, in conclusione le chiedo un augurio per tutti i cori che si apprestano a partecipare a questo festival e che si stanno rimettendo in movimento anche per l'animazione della messa in parrocchia. Innanzitutto di non arrendersi, cioè non arrendersi alla difficoltà che stiamo attraversando, ma saperla anche addirittura cavalcare, ossia imparare a usare le difficoltà o gli ostacoli non come uno stop, ma invece come uno stimolo a trovare delle vie nuove. Per esempio, il fatto di già programmare per il prossimo anno pastorale, no? Già delle attività, dei momenti, sperando quindi anche di ricominciare così. Poi tenere i contatti adesso, cioè riprendere tutti i contatti con tutti i coristi per poter insieme anche rincontrarsi umanamente, perché l'amicizia in un coro è molto importante, crea un legame che va anche al di là del cantare insieme e che stimola il cantare insieme, ossia che rende il cantare insieme di una qualità diversa. E poi, ecco, diciamo, nella programmazione anche questo momento con cui i cori entrano in competizione del nostro festival diventa anche un momento, un'occasione per avere una meta. Io dico sempre al coro e ai cori, è importante avere delle mete da proporsi, ossia un festival è una meta, non è però il fine del coro. Ma diventa un'occasione per crescere. Come dire, bisogna prepararsi bene per confrontarsi con gli altri cori, dobbiamo essere bravi, eccetera. Questo aumenta la qualità dell'impegno e diventa anche uno stimolo per impegnarsi ugualmente per l'animazione, per esempio, della messa domenicale o di un altro momento. Sì, ecco, usare anche questa occasione per crescere. Quindi direi buon canto ai cori, ecco.
Bene, grazie, grazie di cuore Monsignor Marco Frisina, che ritroveremo il prossimo 6 novembre alle ore 20, lo ricordiamo, nella parrocchia San Giovanni Bosco al Tuscolano, insieme alla giuria, perché lei è presidente di giuria, la giuria che ricordiamo è composta da Carlo Donadio, direttore dell'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Alvaro Vatri, presidente dell'Associazione Cori del Lazio, e Francesco D'Alfonso, critico musicale dell'Ufficio per la Cultura e l'Università del Vicariato di Roma.